come è andata la gara? Come sempre, come le vostre persone, forte più forte, non di sempre. Non voglio anche fare esperienza e vedere delle cose nuove. Ho visto delle cose nuove, ho visto delle relazioni del caffè che conoscevo ma non avevo visto in altre circostanze. E penso si possa fare anche. In ogni caso di più soprattutto, appunto con il caffè che parlavamo proprio fare questo, con una tipologia, con le tecniche da utilizzare per la preparazione di drink utilizzando appunto il caffè. Però devo dire che in ogni caso delle cose carine le ho viste. Entrando proprio nel topic della miscelazione, volevo chiedere proprio a Luciano cosa ne pensava, appunto, se ci sono delle proposte interessanti all'interno di questi cocktail. Assolutamente sì, e infatti i quattro finalisti insomma lo hanno dimostrato, sia per quanto riguarda la preparazione della cultura del prodotto che hanno messo in esposizione, sia anche per i nuovi sistemi di estrazione che hanno la cultura utilizzata. C'è da fare tanta strada ancora, perché poi dal dire e fare, insomma, andare a applicare sul punto di lavoro, diciamo, ce ne vuole. Però credo che questo sia lo scopo, diciamo, della formazione, dare questa disponibilità. Qualcosa da dire sul vincitore, sul drink del allora, vincitore? Devo dire un'alta preparazione tecnica, una buona, anzi un'ottima spiegazione dei prodotti, il cocktail abbastanza... Sì, abbastanza buono, e devo dire che comunque i concorrenti hanno avuto un'alta professionalità, hanno utilizzato dei prodotti particolari, hanno avuto le capacità tecniche anche di saper spiegare il prodotto che utilizziamo, comunque hanno narrato anche bene la filosofia della quintessenza, esatto, del nostro cocktail. Volevo chiederti quattro parole per definire la giornata di quintessenza. Quattro parole? Sì, come quattro elementi. Allora, creativa, dinamica, fantasiosa, perché c'era molto, diciamo, molta professionalità, e la quintessenza, diciamo, l'armonia di stare tutti insieme. Ok, grazie. Grazie a te. Arrivederci, ciao, alla prossima.